Civica Popolare si presenta a Isernia. Quali gli obiettivi? Ma gli obiettivi sono quelli rivolti verso l'intero territorio regionale. Lo facciamo anche ad Isernia perché la legge ha previsto due collegi, un collegio uninominale a Campobasso ed uno ad Isernia. E immaginiamo di essere, diciamo, un appoggio importante per il centro-sinistra. Siamo convinti che al di là delle chiacchiere e dei sondaggi veri o fasulli che girano intorno alle testate giornalistiche ci sia ancora tempo necessario per poter far valere le ragioni del centro-sinistra, che sono ragioni di serietà, di solidità, tentando di fare meno chiacchiere e molti più fatti. Si tratta di un esperimento che si può ripetere anche in chiave regionali? Sì, perché no, dove vedremo quale sarà il risultato, tenendo conto che questa è una lista ovviamente che viene fuori da una valutazione complessiva di più forze ispirate al centro-sinistra, ma di aree di centro come l'Alternativa Popolare, come l'IDV, diciamo socialdemocratica, ecco. Certamente sì, credo che si possa immaginare in appoggio al Partito Democratico, anche nel Molise, qualcosa che assomiglia a un'area di centro che guarda l'attività progressista e il mondo progressista con molta attenzione. Con quale governatore? Noi immaginiamo con Paolo Frattura, crediamo che il governo di Frattura abbia lavorato bene e siamo convinti che i tentativi di forzare la mano al di fuori di questo meccanismo siano stupidi e che ci siano anche le ragioni per stare insieme nel centro-sinistra e fare una grande forza alleata che possa di nuovo governare questa regione. Anche con Patriciello? Patriciello attualmente mi sembra si stia muovendo su mondi opposti, ha governato con noi in questi anni e io mi auguro che questa cosa possa anche accadere, perché devo anche dire che in questi 5 anni il supporto delle liste civiche del senatore, dell'onorevole Patriciello, sono state, devo dire la verità, molto importanti sia nell'attività di programma, sia nell'attività di governo e sia nel supporto elettorale. Ieri bagno di folla per Salvini, che ha detto: se c'è tutta questa gente qui per me oggi vuol dire che il centro-sinistra ha fallito. Sì, ma poiché diciamo in questa fase il bagno di folla c'è quasi ovunque, mi viene da pensare che forse il quadro è più organizzato che, diciamo, naturale. Però detto questo, prendiamo atto di questa storia e ovviamente ne siamo preoccupati, perché io vorrei ricordare che la Lega è uno di quei movimenti che vorrebbe muovere l'Italia e governare fino al confine e del Molise. Il Molise è fuori da questa idea e quindi tutti quelli che vanno lì non stanno altro che facendo un grandissimo autogol. Come giudica le ultime uscite politiche di Di Pietro? Una fuga in avanti per poi segnare il passo? Ma non ha fatto né fuga in avanti e né ha segnato il passo. Il presidente Di Pietro, come sempre, è generoso e credo voglia immaginare un percorso al centro-sinistra che sia unito e vuole anche dare una mano. Io non posso che vedere positivamente l'intervento di Di Pietro, poi vedremo in quale ruolo. Con Leva è ancora possibile il dialogo? Per quel che ci riguarda io sono convinto che tutti sono colloqui possibili, certo qualcuno alza un po' i toni, ma credo siano, diciamo, legati forse al tentativo di fare come fanno dall'altra parte, cioè di colpire con la frase ad effetto. Poi mi auguro che però prevalgano le ragioni della logica. Si può ricucire anche quando lo scontro si sposta dal piano politico a quello personale? Ma io sono dell'avviso che in politica i fatti personali devono essere messi da parte. Bisogna avere questa forza, altrimenti è il caso di non fare politica.